Insomma, volevo dirvi il motivo per cui l'abbiamo fatto qui e perché ci pare che questa casa di missionari abbia un senso per quanto riguarda, diciamo così, la domanda che tutta la Chiesa si sta ponendo in questi tempi, cioè questo sinodo dei giovani, in cui ci partecipano dei giovani, questo sinodo in cui si cerca di vedere come la Chiesa deve evangelizzare i giovani, aveva bisogno, secondo me, di una esperienza missionaria, cioè di una base missionaria per rendere vivo il dibattito, o meglio, per rendere vivo lo sguardo sui giovani. Perché noi ci siamo accorti che in questo periodo, anche del sinodo, ma anche nel periodo precedente ancora di più, e ho timore anche in futuro, diciamo, i giovani vengono guardati come un oggetto da studiare, e quindi si sono moltiplicate molto le statistiche di sociologia, di quanti giovani vanno a messa, come sono le loro preferenze, quanto vivono la chiesa, la comunità, quanto usano i social network, eccetera, eccetera. Cioè, i giovani come un oggetto, in fondo lo stesso sguardo quasi con cui il mercato guarda i giovani, che sono appunto una fetta del grande mercato del consumismo. Poi ci sono stati anche, questo sia prima del sinodo sia dopo il sinodo, tutto il dibattito di tipo politico. Ecco, i giovani hanno bisogno di più spazio, ecco, bisogna che i vecchi si mettano da parte, ecco, bisogna che ci sia dialogo, ecco, bisogna che ci sia un braccio di ferro, come se ci fosse un braccio di ferro tra i giovani e gli anziani. È come se quindi la Chiesa fosse semplicemente un involucro di potere in cui bisogna sgomitare per lasciare spazio alle nuove generazioni. E tutto questo non ci piace, non mi piace personalmente, e non ci piace perché di per sé la Chiesa è invece il luogo, una specie di famiglia in cui ci si incontra, in cui si parla, in cui ci si valorizza insieme. E allora abbiamo pensato, per dare un contributo al sinodo, di non avere un'altra conferenza su programmi da fare, cosa deve fare la Chiesa per, cosa devono fare i giovani per, non dei programmi e dei doveri, ma esperienze di come missionari e giovani vivono insieme la loro avventura, che è un'avventura insieme umana e insieme evangelizzatrice, un'avventura in cui cresce la capacità dei giovani di essere, di lanciarsi verso un ideale, di essere coraggiosi, di bruciare le tappe, e nello stesso tempo di partecipare a una costruzione comune che è quella della Chiesa e che è quella della società. In questo proprio aiutati, avvicinati da chi ha a cuore il loro destino. Missionari, nel senso che si ha a cuore il loro destino, si ha a cuore la loro maturità, si ha a cuore la loro identità. In un certo senso è veramente come la strada di una nuova nascita. Perché soltanto se esiste un rapporto personale che è amoroso, soltanto così emergono le individualità. Proprio come il bambino che dalla cura che riceve dalla madre, dal padre, dall'attenzione e dal sorriso che riceve dal padre e dalla madre, il bambino risponde con il suo sorriso, il bambino risponde con il suo giocare. Al di fuori di questo rapporto personale c'è soltanto una massificazione. Perché appunto tutti coloro che guardano i giovani soltanto come oggetto, li vedono soltanto come uno strumento per vendere cose.
per vendere smartphone, per vendere giochi, per vendere vacanze, per vendere avventure anche, però in cui la persona non esiste più. La persona è ormai massificata e distrutta. Per questo io, il nostro simposio è semplicemente la presenza di queste testimonianze. Alcune testimonianze saranno diciamo fatte dai nostri amici qui presenti, il nostro amico Giovanni Pan Chen Yu, che è di Hong Kong e che parlerà appunto della sua esperienza a Hong Kong e in Cina, e il padre Paolo Tabet Acco, che invece è un sacerdote della diocesi di Mosul, che ha vissuto tutta l'esperienza dei rifugiati di Mosul, fuggiti dalla città quando lo Stato islamico ha occupato la loro zona, e ha vissuto con i profughi per 3 anni nella zona di Erbil, nella zona del Kurdistan, ed è stato praticamente il primo sacerdote che è tornato nella piana di Ninive per ricostruire la chiesa e la società dopo la sconfitta dello Stato islamico. È veramente un grande testimone. Insieme a questo ci saranno 2 testimonianze invece in video, perché non hanno potuto venire, e cioè il mio confratello padre Bolelli, Luca Bolelli, che è missionario in Cambogia, e padre Marcelo Farias dos Santos, che è un missionario brasiliano che attualmente è in Brasile in procinto per andare in Giappone. Direi che possiamo partire anzitutto, se mi permettete, in modo tale da fare un po' un bilanciamento tra parola qui e video, possiamo partire con la testimonianza di padre Bolelli, Luca Bolelli, missionario in Cambogia, che è una testimonianza molto breve e molto semplice. Grazie.